Giocare così, che meraviglia! Fortuna che non tocca a me pulire questo. Revelio! Cornacchia non può farcela contro di te. Così, che meraviglia! Oh, che bello! Abbiamo finito, Revelio. O giochiamo ancora? Revelio! Non avrebbe creduto che un mortale potesse cavarsela così bene. Ma credo comunque di dovermi congratulare. Non male per un mortale. Ora di pure quello che devi al vecchio Cornacchia. Te lo sei meritato. Ben fatto. Ma che succede? Tu non fai parte della caccia dei senza testa? No, infatti. Sir Nicholas ha detto che potresti sapere dove si trovano certe pagine che sto cercando. Per la barba di Merlino. So bene a quali pagine ti riferisci. Le avevo rubate a Pix. Come dimenticarle? Contenevano una mappa che mi ha portato alla morte. Non ero pronto per ciò che mi attendeva in quella caverna. Quelle pagine saranno ancora lì a marcire con i miei... resti. Non male come ultima avventura, devo ammetterlo. Le pagine sono il motivo per cui hai perso la testa. E io devo trovare il tuo cadavere in una grotta. Sì. Diamine, anche se sono un fantasma non mi abituerò mai alla parola cadavere. Ascolta, ho un'idea. Incontriamoci al limitare della foresta proibita, così potrò mostrarti dove andare a cercare. Che ne dici? Come si fa a rubare qualcosa a Pix? È un poltergeist. Non ho rubato quelle pagine dal suo corpo spettrale. Le ho solo trovate lungo la sua scia di distruzione. Sai, lui adora distruggere le cose. Libri, bottiglie, armature. Qualunque cosa possa creare caos attorno a lui. Le pagine gli sono cadute durante un'incursione in biblioteca. Non se ne sarà neanche accorto. È stato qualcuno nella caverna a tagliarti la testa? Stavo dando un'occhiata in giro quando all'improvviso ho sentito come una brezza fresca e poi, un giramento di testa. Non ricordo altro. Per cui, una volta lì dentro, fa attenzione. Non so a cosa nello specifico, ma mi sembri una persona accorta. Guardati da ogni refolo d'aria. Che cosa troverò nella caverna? A parte le mie spoglie mortali? Se non ricordo male, dei tesori, un ponte incantato... Ma che avventura sarebbe se ti rovinassi la sorpresa? Ho bisogno di quelle pagine, quindi direi che va bene. Grazie. Non preoccuparti. Devo solo ricongiungermi al mio corpo, ma a quello può pensarci Danfrey. Ci vediamo ai margini della foresta.
Revelio! 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 Incendio!
Leviosa! Expelliarmus! Faccio! Riparo! Lumos! Revelio! Azzo! Leviosa! Incendio! Lumos! Revelio! Sembra piuttosto buio lì dentro. Revelio! Un castello. Deve essere stato davvero imponente ai suoi tempi. Metterò fine alla tua inutile vita. Revelio! Eccomi qui, come promesso.
Salve di nuovo, Richard Cornacchia. Non mi sorprende vederti qui. È proprio da Grifondoro sfidare la foresta proibita per inseguire l'avventura. Ben detto. Allora che si fa adesso? Seguimi. Ti accompagnerò il più in là possibile. Ma confesso che gradirei non rivedere il luogo della mia dipartita. Tieni gli occhi aperti e cerca una vasca per uccelli. Quando la trovi, di intramuros. È latino. O greco. Come puoi immaginare, non ascoltavo molto a lezione. Andiamo? Devo cercare qualcos'altro, oltre alla vasca per uccelli? Sì. Alcuni punti di riferimento. Un ponte di pietra, una cascata e, se ricordo bene, un lago. Mi sei stato molto utile. Grazie. Revelio! È sorprendente quante cose mi stiano tornando alla mente, purtroppo. Sì. Sai una cosa? Più ci avviciniamo, più cose ricordo. E probabilmente è meglio che lasci fare a te. Prosegui sul sentiero e vedi se riesci a trovare la pasta di luce. Per essere un ladro, Cornacchia è incredibilmente di parola. Revelio! Revelio! Questo posto ha un che di stranamente solenne. Creature maestose, i cervi. Eccolo, è proprio come l'aveva descritto Cornacchia. Incendio! Intramuros. Revelio.
che ci fai così lontano da casa? Ragnarok sapeva che alla fine ci avresti condotto a quello che stai nascondendo. Proteggiamolo! Non c'è pericolo che tornino da Ragnarok, direi. Ora vediamo dove mi ha condotto Cornacchia. Revelio! Quanto sarà grande questo posto? Deve esserci un collegamento tra queste rune e l'apertura della porta. Impressionante! Quella deve essere la mia destinazione. Qualcuno voleva tenere lontani i visitatori occasionali da questo posto. Chissà se posso usare qualche incantesimo per superare questo ostacolo. Revelio! Proteggo! Quelli non li tocco di sicuro. Proteggi! Revelio! Revelio! Chissà se c'è un modo per spostare quella piattaforma. È strano. Avrei pensato che Cornacchia non si sarebbe lasciato sfuggire questi tesori, ma di lui non c'è traccia. Accio! Ah!
Revelio! 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 Altro rompicapo. Beh, se l'ha risolto Cornacchia, ci riuscirò anch'io. Revelio! Revelio! Sono felice che Richard Cornacchia abbia lasciato qualcosina per me. Ma lui dove sarà? È una fortuna che Cornacchia non sia caduto là sotto. Azzo! Revelio! Scheletri senza testa non ne vedo, ma tanto vale che approfitti di questa scoperta. Passo!
adesso! Revelio! Incendio! È strano. Avrei pensato che Cornacchia non si sarebbe lasciato sfuggire questi tesori. Ma di lui c'è traccia. Proteggi! Revelio! Deve aver esplorato molto a fondo questa caverna. Revelio! Azzo! Levioso! Revelio! Revelio! Scheletri senza testa non ne vedo, ma tanto vale che approfitti di questa scoperta. Sono felice che Richard Cornacchia abbia lasciato qualcosina per me. Ma lui dove sarà? Revelio! Revelio!
Revelio! Un forziere intatto. Cornacchia non deve aver esplorato molto a fondo questa caverna. Le dio! Azzo! È strano. Avrei pensato che Cornacchia non si sarebbe lasciato sfuggire questi tesori, ma di lui non c'è traccia. Eccolo lì, il ponte. È quasi completo. Altri ragni. Di certo non sono stati loro a decapitare Richard Cornacchia. Non è colpa mia se sei un enorme ragno letale. Incendio! Addio, mostro. Immagino che i ragni si siano moltiplicati a dismisura da quando Cornacchia è stato qui. Scheletri senza testa non ne vedo, ma tanto vale che approfitti di questa scoperta. Devo cercare il simbolo qui intorno. Devo essere molto vicino ai resti di Cornacchia e a quelle pagine. Revelio! E così ci incontriamo di nuovo, Richard Cornacchia. Grazie per aver custodito queste pagine per tutti questi anni.
Eccola. La mappa che ha portato Cornacchia alla rovina. Cos'altro c'è oltre questa stanza? Proteggo! Levioso! Incendio! Accio! Potrei disarmarvi con Expelliarmus. È inquietante. Che sta succedendo? Ho già visto qualcosa di simile alla Gringot e nel reparto proibito. Dove mi trovo? Oh no, la stanza sta iniziando ad allagarsi. Cos'è che mi protegge? Che razza di magia è? Spero solo che questa magia mi protegga fino a quando non riuscirò a uscire da qui. Cos'è questo posto? Revelio! Possibile! Revelio! È lei!
Qualcuno ha trovato la nostra sala delle mappe? Credo di averla già vista ai pensatoi. Lei è il professor Rackham. In persona. Confesso che sono sorpreso nel trovarmi davanti una persona tanto giovane. Ho la stessa età che lei e Isidora Morganac avevate quando siete arrivati a Hogwarts. Hai la mente attenta. Presumo che tu condivida la nostra stessa abilità, ho ragione? Di vedere tracce di magia antica? Sì, signore, è così. Come avrai già capito, grazie alla nostra abilità abbiamo una relazione unica con tutte le forme di magia. Possiamo accedere a espressioni di magia precluse agli altri. Ti si presenteranno delle occasioni per affinare questo raro talento. Non sprecarle. Non lo farò, professore. Grazie. Abbiamo molto di cui discutere. Ma prima, ciò che ti ha condotto qui è una mappa trovata in un certo libro. Posizionalo sul piedistallo. Non ho il libro con me, signore. È un vero peccato. Temo che dovremo rimandare la nostra conversazione finché non sarai tornato con il libro. Le statue e le incisioni nella casa sulla scogliera. È lei! È un veggente. Sì. Sapeva di trovarmi qui. Al momento non posso dire di più. A parte che il tuo arrivo non mi sorprende del tutto. Non capisco bene. Perché questa stanza si chiama Sala delle Mappe? Ti assicuro che non appena il libro sarà sul piedistallo, tutto diventerà chiaro. Molto bene. Vado subito a prendere il libro. Bene. Parleremo di nuovo quando il libro sarà al suo posto. Revelio. Ho trovato le pagine e la sala delle mappe. A che mi serve il libro? Revelio! Lebiota! Asso! Sono di nuovo a Hogwarts. Chissà quando torna il professor Fig. Intanto però gli ho promesso che non avrei trascurato gli studi. E direi che ne ho di cose da fare fino al suo rientro con il libro. Revelio. Thank you.
Action! Devi imparare Depulso, l'incantesimo d'esilio. Utile per allontanare... Reveglio! Vieni in classe quando avrai completato gli incarichi richiesti. Action! Reveglio! 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 Reveglio!